Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare la calibrazione degli ESC. Per eseguire questa procedura è assolutamente importante rimuovere le eliche. Questo perché abiliteremo il controllo motore, quindi è importantissimo rimuoverle. Colleghiamo il flight controller al PC e avviamo Betaflight. In questa fase la batteria non deve essere collegata. Andiamo nel tab Motors e abilitiamo il controllo motori. Ancora una volta vi ricordo che in questa fase dovete rimuovere tutte le eliche. Portiamo il livello master tutto verso l'alto e colleghiamo la batteria LiPo. Adesso portiamo il livello master tutto verso il basso. Ora gli ESC sono calibrati. Spostando il valore master tutti i motori si muovono contemporaneamente e alla stessa velocità. Per concludere vi ricordo che se usate il protocollo di Schott non è necessario calibrare gli ESC, anche se alcuni consigliano di farlo ugualmente. Questo era il mio tutorial su come calibrare gli ESC. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.